Buongiorno a tutti, sono MangGamer004 e benvenuti in questo video di Dragon Ball Z Dokkan Battle. Allora, oggi andremo a fare la run di Bardock Timebreaker con team full int, con un super int a dir la verità, a parte Buan che purtroppo non avendo Gogeta sono costretto a utilizzare Buan. E oggi sono usciti i nuovi PG, Caulifla e Kale. È uscito l'aggiornamento della 3.6.0 che devo ancora analizzare per bene. Caulifla e Kale sono dei PG estremamente forti. Kale è più o meno un god leader, se non fosse che da un ki più 2 invece di un ki più 3, però da 70% di stats. Caulifla 50% di stats e ki più 2. La passiva di Caulifla è praticamente può evitare gli attacchi normali e può tankare le supreme come Vegeta di 4 e Goku di 4. Invece Broly lancia un additional come Broly Fighting col God Leader. Sono dei PG assurdi, veramente forti, 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 forti. Allora, qui dovremmo tentare di lanciare con la special con Gogeta, quindi in questo modo. Allora ragazzi, i PG sono forti, ho già tentato di pullarli, però ancora devo farmare, non sono ancora riuscito purtroppo a pullarli. Tanto Bardock qui ci lancia la specie, ha preso 50k, sì, immaginavo. Allora, in questo video, mentre facciamo la run, questa frase dovrebbe avere su 1.600.000 HP, se non erro. Sì, dovrebbero essere 1.600.000 HP. Allora, vediamo un po' se cominciamo con le turnazioni impostate. Vabbè, ormai moltissimi, scusate, PG che danno link. Ottimo. Allora, Piccolo dovrebbe tankare, Piccolo, ok. Buona ability 1. Arale sia 4 e Piccolo è ability 2, se non erro. Tanca tutto, Piccolo ormai neanche LR tanca tutto, ok, Arale debuffa. Ok, lo buttiamo giù in questo turno. Allora ragazzi, Gogeta tirato male. Allora, penso che lo sconfiggiamo con gli attacchi normali. Volevo parlarvi, non so se l'avete letto, il capitolo numero 26 del manga di Dragon Ball Super. Capitolo numero 26 praticamente comprende la saga della la fine della saga di Black. E hanno cambiato un... ok, nemico sconfitto. Ora ci dovrebbero essere, scusate un attimo, Bardock, Towa e Mira. Mira sarà l'unico personaggio vero e proprio a preoccuparci, e sarà il primo che tenteremo di far fuori. Anzi no, io direi di aspettare. Cominciamo prima ad uccidere il male maggiore. Teoricamente Bardock il male maggiore. Facciamo così. Due chi a lei e lo debuffiamo. Dovrebbe, ok. Dicevo, hanno leggermente modificato il finale. Io a dir la verità preferisco il finale del manga. A me quella cosa delle teste che uscivano in cielo non piaceva. Mi faceva proprio schifo a dir la verità, quindi ho preferito il finale del manga. Anche se è di per certi aspetti molto diverso da quello dell'anime, però lo preferisco, senza alcun dubbio. Allora, vediamo un po'. Critico? Dai che tu ce l'hai 20. Cioè, questo PG c'è il critico a 20, mi lanciassi un critico. Però c'è una difesa altissima. Una difesa molto, 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 molto alta. Allora, Piccolo tirato. Niente di preoccupante. Questa fase però mi preoccupa. Forse. No, non sono convinto che riusciremo a lanciare la special con Gogeta. Dai che non ci riusciamo, no. No, infatti non ci riusciamo. Dovremmo contare nella sua additional. Il turno comunque era pericoloso. Turno era pericoloso, ho preferito evitare. Ok. Andiamo in questa turnazione. Vediamo. Vai. Facciamo così. Prendi.
Allora, qui Bardock dovrebbe avere sui 2 milioni di HP, Towa e Mira 400.000, se non erro. Allora, dobbiamo provarlo. Non credo di riuscire. Provo così. Niente da fare. Non riesco più a lanciare specie. Vabbè, tanto in questo turno campiamo. Non c'è problema, dobbiamo sperare nell'additional, almeno nel critico di Buon. Sono preoccupato per me se ci lascia la specie siamo fritti. Ok, minchia, raga, 50k torale. Dai additional, dai additional, dai additional, niente additional. Almeno ci lancia la special Gohan. Niente. Allora, vediamo. Ok. Manteniamo questo turno. Ok, riusciamo a lanciare la special con Gogeta in questo turno. Facciamo la tornata. La lanciamo contro Mira per poterci togliere appunto il PG più pericoloso. Bardock. Special con Bardock. Ok. Towa, facciamolo per l'ultima perché se non sbaglio fa tipo un attacco a turno e non fa niente di danno. Infatti la special l'abbiamo visto prima, ha fatto molto poco. Allora, Gogeta dovrebbe riuscire a one-shottare Mira. Sbaglio? Non sbaglio, ok, dodgiamo un attacco e parte la special di Thunder contro Bardock. Se riusciamo a sparare un critico, no, special. Se riusciamo a sparare un critico con Goku Junior, lo facciamo fuori. Se spariamo un critico, vediamo. Critico, critico, critico. Niente critico, però riusciamo a buttarlo. Non riusciamo a buttarlo giù. Allora, vediamo. Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo con lui. Sarebbe comodo. Con un attacco normale. Allora, innanzitutto lanciamo una special con lui. Dovremmo campare. Anche se ci lancia la special Towa. Tanto lui non ci fa nulla. Infatti, come immaginavo. E allora, da piccolo non ci credo, non l'ha fatto fuori. Il colmo, no, che peccato. Vabbè, tanto Towa ha poca vita. Tutto 400k. Come non c'è un additional buono. Allora, debuff. Ottimo. Stiamo sfigando, comunque. Stiamo sfigando parecchio. Riusciamo a lanciare la special? Sì, che riusciamo a lanciare la special. Ok, fase finita. Special, vabbè, quanto ci farà mai? 30k. Campiamo con 7k. I calcoli me li avevo fatti giusti. Allora, 1.800.000, mi sa che si è attivata la passiva di Thunder. Ottimo. Allora, ultima fase. Così andrà benissimo. Non riusciamo nuovamente a lanciare. Con senso innanzitutto. Non riusciamo nuovamente a lanciare la special con Buan. Questa fase dovrebbe avere sui 2.600.000 HP, se non erro. Niente di eccessivamente grave. Allora, io. C'è solo un evento che non sono mai riuscito a fare, 2x17. Bardock che invece l'ho sempre fatto, no, guarda come tanca, piccolo, mamma mia. E ancora a turno, vabbè, pure evasiva. Se avesse fatto una special ora sarebbe stato comodo. Buon lancio di un additional, niente da fare, quando si chiede un additional buon, è inutile anche chiederla. Se ci spara un critto, almeno un critto con un attacco normale, meglio di nulla. Allora, tanchiamo anche questo. Niente special in questo turno, quindi dovremmo aspettarcene per forza ora in questo turno. Allora, lasciamo, andiamo in Dokkan sicuro. Almeno credo. Non saprei. Non andiamo in Dokkan, mi sa di no. Sì, andiamo in Dokkan. Ottimo. Andiamo in Dokkan con Gogeta. Allora. Concentrazione. Ok, allora aspettatevi per il prossimo video una run. Campiamo
casuale, io faccio una run casuale la settimana, quello che mi esce mi esce. Secondo il giorno in cui registro faccio una run. Allora, Gogeta facci danni, facci bei danni. Gogeta è un mostro comunque. Io ragazzi, allora, visto che la prossima batch con tutti i Neogod leader sarà a Ticket, vi consiglio vivamente di pullare sulla batch nuova. La nuova batch ha PG forti, forti, forti. C'è Kale, è un ottimo leader alternativo al posto di Broly. Ok, ci rifulliamo la vita per qualche motivo. Perché abbiamo rifullato la vita? Lui è sfidato? Sì, è sfidato. Proprio in questo turno che potevamo quasi lanciare la special. Vabbè, vabbè, fa niente. Allora, recuperiamo. Ah, vabbè, giusto. Allora, vi consiglio di pullare. Kale è ottima, Caulifla è ottima, sono PG ottimi. Vi consiglio veramente, veramente di pullare perché sono dei grandissimi PG. Poi vi volevo dire, Hit andrà a tour. Hit andrà a tour e non so perché la sua leader è penosa. Cioè la leader di Hit è un qualcosa di terribile. Leva attacco e HP. Leva 3000 d'attacco di HP, perché? Cioè io non ho capito, cioè l'avrò letto male io, ma levare 3000 d'attacco, che cos'è Yamcha? Yamcha faceva queste cose, quello dell'April Food. Boh, non me lo spiego. Comunque vi ripeto, vi consiglio di pullare su queste batch perché sono dei PG ottimi, fantastici, ottimi, ottimi PG. Purtroppo non hanno essere farmabile. No, ok, intanto lui ci lancia la special. Dovrebbe fare il P50K, 60, non di più. Ah, addirittura. Ah sì, perché ci abbiamo comunque debuffato. E niente. Vi consiglio di pullare. Penso che andranno in stable. Il team Extreme Physical. Broly non ne sono. Che scusate, che non sono sicuro che andrà in stable in Extreme Physical. Caulifla sicuro in Super AGL stable. Sicuro. Ma aspetta, ma Kale? Non sto ricordando, sì, un PG Extreme, ma no, no, fa apposta. Vabbè, non sto ricordando se sia un PG Extreme o un PG, penso che sia super, perché se Caulifla è super, penso che anche Kale sia super. Non credo, non ne sono sicuro, da quello che avevo visto nei trailer delle... Vedevo che Kale comunque sta in un team Extreme, Caulifla è un tipo super. Vabbè, ok, critico, così a caso. Allora, lei debuffa, abbiamo quasi ucciso il nemico. Allora, penso di riuscire a farlo fuori con un attacco normale. Abbiamo sfigato. Riesco a dirlo in modo normale. Sfigato tantissimo in questa run. Veramente tanto, 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 tanto. Non riuscire a fare special, eccetera. Ecco, lo special dovrebbe farsi su questa sui 30K. Con i debuff di Arara del turno prima. 30K. 40 addirittura. Ok. Bardock è stato sconfitto. Allora ragazzi, se il video vi è piaciuto vi consiglio vi ricordo di lasciare un like. Se ancora non vi siete iscritti vi ricordo di iscrivervi. Quindi da Mangamer04 è tutto e ad un prossimo video. Ciao!